Il quarto anno di questo evento che ci siamo inventati per Caserta, un'estate da re. Siamo partiti per valorizzare un monumento straordinario come la Reggia Vanvitaviana, una reggia bellissima, ma è evidente che conclude questa estate da re di quest'anno un anno davvero eccezionale per tutta la regione Campania, un anno ricchissimo di eventi culturali, dalle grandi mostre su Canova, Caravaggio, alle Universiadi, a concerti, al rilancio del Teatro San Carlo, del Teatro Verdi, a Ravello, Festival del Cinema e Giffoni. Avremo un'altra mostra eccezionale di Santiago Calatrava, piegata sull'arte contemporanea, sulla grande architettura. Bene, oggi parte Estate d'Are, con presenze eccezionali di artisti capaci di parlare a diverse generazioni, con la presenza di eventi nel campo della lirica, dell'opera, ma anche del jazz, ma anche della musica pop, con presenze eccezionali. Zubin Mehta, David Garrett, che sarà un mito per tanti giovani che andranno a godere della sua arte. Ovviamente Estate d'Are l'abbiamo messa in piedi perché abbiamo avviato un progetto di rilancio di tutta l'area casertana. Avremo un'estate re contemporaneamente alla firma del protocollo intesa per il master plan del litorale domizio. E quindi è un evento che è dentro un'idea di sviluppo di tutta l'area casertana, in modo particolare del litorale fregrano. Dunque, iniziative impegnative, importanti, costose. Queste iniziative richiedono investimenti, la Regione Campania, come sapete, paga praticamente tutto, diciamo il 90% di quello che si muove nelle iniziative culturali. Andremo avanti, ovviamente, finché avremo la forza economica per sostenere questi programmi.